Vuole che quest'uomo ritorni.
Gesù è il figlio di Dio e come tale è colui che si pone in rapporto con l'uomo soltanto e unicamente in un rapporto di amore. Questo io questa sera ho letto la parte breve di Matteo del Vangelo, perché la parte lunga ci riporta a molti momenti. Gesù lo dichiara non solo venuto a combattere la legge di Mosè, ma sono venuto a combattere quello che voi uomini, scrivi e farisei, avete scritto contro la legge di Mosè. Lo scenario che ci viene presentato dal Vangelo di oggi, quello lungo, è veramente uno scenario che ci fa apprendere. Altro che, diciamo, i diritti di luce. Da ogni risposta o da ogni intervento del Vangelo di oggi, noi ci rendiamo conto quali erano le situazioni socio-politiche e religiose di Israele al tempo di Gesù. Perché Gesù vuole richiamare l'uomo
distruggere la legge di Mosè. La legge di Mosè non si distrugge, si porta compimento, si completa, libera. Voi lo sapete, no? Quello che si danno combinando alcuni della legge naturale. La legge di Mosè è la legge naturale, che noi troviamo nel cuore degli uomini. Una volta quando frequentavo il seminario e con una classe cercavo di scoprire come ogni comandamento si ricollega a una legge. Ogni comandamento non è un'invenzione di Mosè, è la natura, è il Dio, l'autore di tutte le cose. Preghiamo perché l'uomo prenda coscienza degli errori di oggi. In questa preghiera inseriamo l'intercessione della Madonna. La Madonna veramente dice a ritornare tutti nella casa del Padre. Non ci preoccupiamo di dare la nostra testimonianza. Molti genitori per coprire i figli vanno contro la legge di Dio, per coprire i figli delinquenti, i figli che non meritano essere chiamati figli, i genitori che coprono, e se ne sono stati due, state in attesa, tanto oggi è così. Dire questa espressione significa che i nostri figli stanno sbagliando, che io faccio sono liberi, ma non è la libertà dei figli di Dio, è la libertà di chi vuole fare i propri capricci sbagliando o perdendo di Dio stesso. Preghiamo la verità santissima, che protegga ognuno di noi e che ci sia intanto ci sia la grazia di chiedere perdono e che ci sia i santi lumi, i sensi giusti perché possiamo essere osservanti e rispettosi della legge che Dio ci dà. Passa ne avanza.